clinico specializzando in oncologia e lavoro in Istituto Clinico Humanitas. Sebbene da circa un mese mi trovo a Baltimora, negli Stati Uniti, dove mi occupo di ricerche in ambito oncologico, con un focus prevalente sul tumore del pancreas. Sono qui per studiare le interazioni tra microambiente tumorale e sistema immunitario e per sviluppare delle nuove strategie, prevalentemente di tipo epigenetico, per potenziare l'efficacia dell'immunoterapia anche in questa patologia. Stiamo vivendo in una fase di grande rivoluzione in ambito oncologico, proprio grazie all'avvento dell'immunoterapia. Il razionale che sta alla base dell'immunoterapia, nella sua semplicità, è geniale. Significa armare il nostro stesso sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali in qualità di corpo estraneo e a debellarle. Purtroppo questo paradigma non si attua a tutte le patologie, tra cui il tumore del pancreas. E proprio durante la mia attività clinica sono nate le mie domande. Perché l'immunoterapia, almeno così come oggi la conosciamo, non sortisce gli stessi effetti nel tumore del pancreas? La Johns Hopkins è uno dei centri di ricerca oncologici più prestigiosi a livello mondiale. Qui godo dell'opportunità e del privilegio di lavorare fianco a fianco con scienziati di fama internazionale. Qui sto imparando cosa significa fare ricerca traslazionale, che significa prendere un bisogno clinico, portarlo in laboratorio per cercare delle risposte, delle soluzioni, con l'obiettivo ultimo di riportare i risultati del laboratorio al letto e al servizio dei pazienti. La ricerca di per sé è un contenitore vuoto, sta a noi modellarlo e riempirlo. E i contenuti sono diversi, sono la disciplina, lo studio, la passione, l'impegno dei noi ricercatori e in generale della comunità scientifica. Tutto quello che facciamo e ciascuno di noi serve per poter andare avanti. Io ci credo sul serio, ma affinché questo avvenga è necessario uno sforzo collettivo. Credo che sostenere la ricerca sia non solo investire sulla società moderna, ma anche e soprattutto fare un regalo per le generazioni future.